Francesco Iori, nel suo libro sulla storia del Veneto, racconta di Frattesina, un villaggio polesano di 3.000 anni fa di straordinaria attualità in un certo senso. Perché? Perché lì ci si ritrovano già alcuni dei caratteri fondanti del Veneto di oggi, in particolare dell'economia veneta di oggi. Frattesina è una scoperta relativamente recente, 40-50 anni fa, e sono venuti alla luce resti molto ampi e quindi significativi per gli storici, per i ricercatori, di questo villaggio che era un vero e proprio centro di produzione artigianale e industriale e al tempo stesso era uno snodo di una rete di import-export che andava dal Mar Baltico al Medio Oriente attraverso il porto di Spina. Quindi è un villaggio in cui sono state trovate tracce sia appunto della produzione sia degli scambi. E questo è proprio il prototipo di quel Veneto di cui Marco Polo, secoli dopo, diventerà il logo, diventerà il simbolo valido ancora oggi. Ma appunto Marco Polo è solo uno di una schiera sterminata che mette radici nel passato. In particolare è molto interessante questa vocazione all'export perché dimostra che c'era una grande vitalità, una grande capacità di aprirsi al mondo e anche questa è una caratteristica fondante del Veneto.